Questo viaggio inizia con la consapevolezza di chi sei e del mondo di possibilità che hai attorno e termina con degli esercizi e delle strategie pratiche per cambiare la tua vibrazione ed attrarre a te un mondo di abbondanza e benessere. Prima parte. Abbondanza interiore. Svelare la tua ricchezza interiore. La vita è un dono. È piena di abbondanza. Ogni giorno ci offre nuove opportunità per vedere e apprezzare questa abbondanza. Siamo circondati dalla ricchezza. Guardati intorno. Guarda la bellezza della natura. Ogni fiore, ogni albero, ogni raggio di sole è un segno di questa ricchezza. Senti il calore del sole sulla tua pelle. Abbiamo così tanto di cui essere grati. Ogni respiro, ogni momento di pace è un dono prezioso. L'abbondanza non riguarda solo i soldi. È uno stato mentale. È la capacità di vedere il valore in ogni cosa, grande o piccola. Quando siamo grati, ci apriamo a ricevere di più. Attraiamo cose buone nelle nostre vite. La gratitudine è una calamita per le benedizioni. Molte persone cercano la ricchezza al di fuori di se stesse. Inseguono i beni materiali, pensando che questi porteranno felicità. Ma la vera ricchezza viene da dentro. Inizia con il riconoscere l'abbondanza che già esiste. È una sensazione di pienezza e soddisfazione interiore. Apri il tuo cuore all'universo. Abbraccia il flusso dell'abbondanza. Lascia che l'energia positiva fluisca liberamente nella tua vita. Ti meriti tutto il bene che la vita ha da offrire. Ogni momento è un'opportunità per riconoscere e accogliere questa abbondanza. Sii aperto, sii grato, e la ricchezza interiore fiorirà. Seconda parte. Mantra. Cantare la tua strada verso la prosperità. In questa parte esploreremo come i mantra possono trasformare la nostra vita. Le parole hanno potere, possono modellare i nostri pensieri e le nostre convinzioni. Quando usiamo parole positive, creiamo una realtà positiva. I mantra sono suoni sacri, creano vibrazioni positive che possono influenzare profondamente il nostro stato mentale e fisico. Recitare un mantra può cambiare la nostra energia. Ci connettono alla fonte universale, permettendoci di attingere a un potere più grande. Quando recitiamo un mantra con intenzione, riusciamo ad influenzare il nostro subconscio e raggiungere la nostra parte divina. Ogni parola detta a cuore aperto può amplificare ciò che siamo. Un mantra potente è Om Shrim Brzee. È conosciuto come il mantra per la ricchezza e la prosperità. Questo mantra è stato usato per secoli per attrarre abbondanza. Ripeti questo mantra con sentimento. Senti l'energia che scorre attraverso di te, riempiendoti di luce e positività. Mentre canti, visualizza ciò che desideri. Vedi te stesso circondato dall'abbondanza, come se fosse già parte della tua realtà. Credi che sia già tuo. La fede e la convinzione sono potenti strumenti per manifestare i tuoi desideri. Terza parte. Meditazione. Connettersi con l'universo dell'abbondanza. La meditazione calma la mente, ferma le chiacchiere. Nella quiete ci connettiamo con il nostro vero io. Quando meditiamo, accediamo al nostro subconscio. Attingiamo alle infinite possibilità che risiedono dentro di noi. L'universo è abbondante. Vuole inondarci di benedizioni. Trova uno spazio tranquillo. Chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo. Concentrati sul tuo respiro. Lascia andare qualsiasi pensiero o preoccupazione. Visualizzati mentre ricevi abbondanza. Senti la gioia e la gratitudine. Sappi che sei connesso alla fonte di tutta la creazione. Quarta parte. Gratitudine. La chiave per i miracoli. La gratitudine è un'emozione potente.
cambia la nostra prospettiva. Quando ci concentriamo su ciò che abbiamo, attiriamo di più per cui essere grati. Fai un elenco di tutte le cose per cui sei grato. La tua salute, la tua famiglia, i tuoi amici. Rifletti su queste benedizioni. Quando siamo grati, apriamo i nostri cuori per ricevere. Creiamo un flusso positivo di energia. La gratitudine è una calamita per i miracoli. Pratica la gratitudine ogni giorno. Esprimi la tua gratitudine all'universo. Apprezza la bellezza in ogni momento. Quinta parte. Ricchezza materiale. Una manifestazione di abbondanza. La ricchezza materiale è uno strumento, vedi. Non è né buona né cattiva di per sé. Può essere usata per il bene o per il male. Dipende da come scegliamo di utilizzarla. Quando allineiamo i nostri desideri materiali con il nostro scopo superiore, attiriamo abbondanza. Il denaro è energia. Fluisce dove è valorizzato e rispettato. Quando usiamo la nostra ricchezza per aiutare gli altri, creiamo un effetto a catena di abbondanza. Ogni atto di generosità si moltiplica. Concentrati sulla creazione di valore per il mondo. Condividi i tuoi doni e talenti. L'universo ti ricompenserà abbondantemente. Non si tratta solo di denaro, ma di tempo, energia e amore. Ricorda, la vera ricchezza non si misura dai beni. Si misura dalle esperienze che viviamo e dalle connessioni che creiamo. Si misura dalla gioia che proviamo e dall'impatto che abbiamo sugli altri. Ogni piccolo gesto conta e contribuisce a un mondo più abbondante. Sesta parte. La sinergia di mantra, meditazione e gratitudine. Mantra, meditazione e gratitudine lavorano insieme. Creano una potente sinergia per attirare ricchezza e abbondanza. I mantra piantano semi di intenzione. La meditazione nutre quei semi. La gratitudine permette loro di fiorire. Pratica queste tecniche quotidianamente, rendendole parte della tua routine. Più pratichi, più attirerai abbondanza. Ricorda, l'universo risponde alla nostra energia. Quando emettiamo vibrazioni positive, attiriamo esperienze positive. Settima parte. Guida pratica. Invitare la ricchezza e l'abbondanza nella tua vita. Inizia ogni giornata con gratitudine. Scrivi tre cose per cui sei grato. Recita dei mantra che esprimono abbondanza interiore ed esteriore. Visualizzati mentre ricevi tutto ciò che sai di meritare. Medita per almeno 15 minuti al giorno. Concentrati sul tuo respiro. Visualizzati circondato dalla ricchezza. Usa le affermazioni per riprogrammare la tua mente subconscia. Ripeti frasi come «Sono una calamita per soldi» o «L'abbondanza fluisce verso di me facilmente e senza sforzo». Sii generoso con il tuo tempo, i tuoi soldi e le tue risorse. Più dai, più riceverai. Ottava parte. Abbracciare l'abbondanza. Un viaggio di trasformazione. Abbracciare l'abbondanza è un viaggio. È un processo di scoperta di sé e di crescita. Mentre pratichi queste tecniche, inizierai a notare cambiamenti nella tua vita. Attirerai più opportunità, più abbondanza e più gioia. Fidati del processo. Credi in te stesso. Ti meriti tutto il bene che la vita ha da offrire. Abbraccia l'abbondanza che è già presente nella tua vita. Coltiva la gratitudine. Recita i mantra con intenzione e medita regolarmente. L'universo non aspetta altro che inondarti di benedizioni.